Allo stadio degli Oliveti va in scena il derby delle nobili decadute. Alla fine se lo aggiudica la Massese in virtù di una gara attenta e determinata. L'assenza di Aliboni in mezzo al campo si sente come e alla fine pesa anche sui gol subiti, entrambi da calcio piazzato. Così come là davanti Nardi non regge il colpo con i difensori apuani e lascia a Canalini tutto il peso dell'attacco. L'ex dell'Amari avrebbe sul piede anche la palla del pareggio a metà del primo tempo, ma fallisce clamorosamente cercando la giocata al volo anziché stoppare e tirare con calma. Dopo una prima fase di studio è la Lucchese a creare la prima occasione. Redomi calcia forte dal limite, Sannino respinge corto, sul pallone si avventa Gatto che rimette all'indietro per Canalini, il cui destro viene deviato sul fondo. Il match si sblocca improvvisamente al 21esimo, l'arbitro assegna ai bianconeri una punizione da destra per un fallo di Angeli. Ammonito salterà insieme a Redomi la prossima gara. Bartolomei fa spiovere in mezzo all'area, Taddeucci fa da torre per Mammetti che si infila tra i difensori immobili e mette dentro due passi. La Lucchese accusa il colpo e subisce una Massese vivace che in pochi minuti va vicina al raddoppio, la prima con Bartolomei che con una fiondata da 35 metri costringe in angolo Casapieri e la seconda con un colpo di testa di Midianti che termina fuori di poco. Al 31esimo i rossoneri vanno ad un passo dal pareggio, punizione di Angeli, la palla sbatte su un difensore e diventa un assist al bacio per Canalini che calcia in bocca al portiere. Al 44esimo è ancora lui a rendersi pericoloso, ma il tiro finisce a lato. Nella ripresa Innocenti lascia negli spogliatoi un impalpabile Pecchioli e inserisce Barretta, spostando Especie a centrocampo e avanzando Chianese sulla tre quarti. Per una quindicina di minuti i rossoneri provano ad assediare l'area dei padroni di casa, che però si difendono con ordine. L'unica conclusione è di Nardi, che sfiora il palo. Poi Gatto si fa 40 metri di campo con uno slalom travolgente, sarà il suo unico spunto interessante, ma alla fine rimedia solo calcio d'angolo. Gol sbagliato, gol subito, angolo di Angelotti, spizzicata di Especie con la palla che invece diventa un assist imperdibile per Miglianti che solo davanti alla porta non può certo sbagliare. 2-0 e Lucchese al tappeto. Non è giornata e lo si vede quando Redomi, migliore dei suoi, viene trattenuto in area, sarebbe rigore, ma l'arbitro sorvola ancora.